Attilio Fontana, Guzzi vuol dire Mandello, Mandello vuol dire Lecco, Lecco vuol dire Lombardia. Beh, è una grandissima eccellenza, qui c'è tutto, industria, passione, territorio, turismo. Guzzi vuol dire anche storia del motociclismo, è una delle realtà più amate a livello mondiale. Credo che il progetto che mi è stato presentato oggi sia bellissimo, perché riesce a declinare la produzione con la partecipazione della gente, dato che la gente è proprio coinvolta dal Guzzi e coinvolta dalla vita che si può fare con la Guzzi, quindi credo che sia un'idea bellissima. Questo nuovo stabilimento porterà lavoro, porterà occupazione, porterà lavoro, più passione, porterà ancora la difesa di questo grande marchio, di questa grande eccellenza del mercato italiano. E con eccellenza di grandissima qualità. Ho sentito partire motore e musica. A Roberto e Michele Colaninno, cosa vi siete detti? Queste cose, siamo detti soprattutto che da parte loro ho visto un grande entusiasmo, una grande volontà di proseguire, e quindi mi fa molto molto piacere. Soprattutto sono contento che si possa portare avanti questa iniziativa nel luogo storico dove è partita la Moto Guzzi, perché è significativo ed è importante per la popolazione. Ma Attilio Fontana va in moto? Attilio Fontana andava in moto, adesso non lo so se riprendere o meno. E con che moto andava? Ah, andavo con uno scooterone, una schifezza. Pensa di prendersi una Guzzi in futuro? No? L'idea c'è, cioè, vediamo un po', magari quando avrò un po' più di tempo la utilizzerò per girare.